E io vorrei che raccontassimo, Beppe, la prima volta che abbiamo deciso di fare le telecronache insieme. Allora, io dico la parte mia, poi tu dici la parte tua. Allora, tu avevi smesso di giocare da pochissimo e io avevo visto la tua conferenza stampa, nella quale, possiamo dire tranquillamente, tu eri un po' così contento di parlare a tutti, di trasmettere la tua emozione, un po' incazzato perché dove lasciavi l'Inter. Possiamo dire che non eri proprio convintissimo di abbandonare il calcio in quel momento, no? Lo possiamo raccontare questo? Sì, no, è così, perché quando tu poi, adesso non so dove vuoi arrivare, sei arrivato a casa mia a Selvino, io ancora non ero convintissimo di smettere, ecco, perché avevo avuto delle proposte sia in Inghilterra, al Coventry di Gordon Strachan, oppure di andare in America, e poi sei arrivato tu, e da lì era Verona tutto. pure l'aveva contattato, Verona, sì, quando c'era Prandelli, però in Italia non volevo andare, dopo 20 anni di Inter in Italia no, però qualcosa all'estero avevo, ma poi... E poi è successo che sei arrivato con la macchina rossa, tu e il direttore di Telepiù, Arrigoni, e io ho detto, ma forse voi avete sbagliato persona. Ho detto, ma io non parlo, dico due cose, mi fate fare la televisione, detto, proviamo, poi mi avete detto che avevo i tempi televisivi e lì Sì, è noi, partita. allora, noi arriviamo lì dove c'è la casa in montagna Beppe e lui ci aspetta sul divano. Io mi ricordo questa scena: tu stai sul divano e c'avevi il sopracciglio stretto perché proprio non eri convinto che vogliono questi da me. Questo era un po' il senso di quel momento lì. Noi in realtà ci parlavamo, ci eravamo parlati. Io mi ricordo nei pullman che ci portavano quando prendevo l'aereo con voi, con l'Inter, per venire in trasferta, tipo Birmingham, una partita con l'Aston Villa, così noi parlavamo di calcio internazionale. Sul pullman, ricordo una cosa che mi hai fatto vedere che c'era Paul Ince che non portava i calzini, che è una cosa stranissima. Non ha mai portato i calzini in vita sua, ma perché non Ma portai? adesso è normale, ma allora non era normale non portare i calzini. Ma... Tu mi dici, ma guarda, non c'hai calzini, Paul, ma perché non c'hai calzini? E ridevamo su questa cosa. E io ho visto che era tantissimo Beppe appassionato di calcio internazionale, parlava di Bundesliga, di calcio inglese. E allora andai da Claudio e gli dissi questa cosa. Andammo a Servino e decidemmo di fare, ma tipo dopo 4 giorni, la prima prova di telecronaca, che erano Juventus-Milan che rifacevamo. Abbiamo rifatto la telecronaca praticamente. E veramente tu c'hai i tempi televisivi. E poi successe una cosa, perché noi finimmo la telecronaca intorno all'una, uscimmo per andare a prendere un caffè e la cosa incredibile è che era il giorno dell'eclissi totale di sole, l'eclissi totale del secolo. E ci dicemmo che quello doveva essere un segno. E infatti poi un segno è stato perché siamo andati avanti. Poi magari un altro paio di aneddoti ce li raccontiamo nel corso di questa prima diretta Twitch, così facciamo fare due risate, soprattutto quello della sciarpa, beh, perché a me mi fa sempre ridere tantissimo quella cosa Oh, della sciarpa. non te lo togli dalla testa, eh. No, perché io quanto ho riso quella sera con quella sciarpa che stava lì, poverina. Poi ve lo raccontiamo magari. Ormai vi presentate in studio a Sky in condizioni pietose, con le articolazioni rovinate, Costa Curta, domenica abbiamo con occhio nero che si è dato una racchettata, è già la seconda volta. Prima si era aperto in fronte, poi si è aperto sull'occhio, lo salutiamo Billy. Paolo Di Canio, vabbè, Di Canio pure c'è un fisico pazzesco, quindi pure Paolo c'è un Riesce a fisico. giocare stirato, Paolo. Paolo è l'unico con uno stiramento è riuscito a giocare. Vabbè, la cosa è incredibile. Che stiamo in diretta, lo sai perché ci stiamo in diretta? Che quella famosa volta che abbiamo fatto finta di litigare e poi c'era uno che facevamo finta. Tu lo sai che facevamo finta? Perché con Stefano si può litigare solo in campo, poi fuori dal campo con Stefano è impossibile litigare. In campo è il megafono Stefano, no? Quando giocavamo, hai mai sentito che stava zitto 5 minuti durante la partita? Stefano è una cosa No, incredibile. solo con me stava zitto perché io lo comandavo e lo guidavo di fianco a me, capito? Perché Stefano è libero, lui ci tiene a dire che lui ha giocato da libero, quindi Stefano ce l'avremo sicuramente e quindi poi questo stiamo in diretta, faremo una festa quando viene Stefano e festeggiamo tipo i 10 anni del finto litigio e andiamo avanti su questa cosa. Tanto noi ci divertiamo, voi dovete sapere che al club magari ogni tanto lo faremo pure vedere, non si può far vedere proprio tutto tutto, però noi ci divertiamo molto anche al post club, quest'anno siamo andati un po' meno. Però noi in genere Solo andiamo una volta per ora. una volta quest'anno, ma mo ci andiamo a prenderci la birretta in una birreria lì dalle parti di Corso Lodi, andiamo, che tra l'altro diciamo che è una birreria, non è che sia proprio, voglio dire, Savini, no? Come ristorante, non è un ristorante di lusso. Ti ricordi quando gli abbiamo portato Del Piero, i momenti svenivano, è entrato Del Piero che ha comprato le patatine.
Allora un quarto di mattina al Birreria c'era mica venire così, oddio! Oh, però è venuto lì a mangiare piadine di tutti i tipi, patatine, pronti via, Del Piero. E ogni tanto si Sì. lascia andare anche lui. Oh. Ma sì, male. Noi con Ale ci divertiamo, con tutti al club ci divertiamo tantissimo. Non mi racconti quella cosa del palleggio, che era bellissima, senza dire che mi ha detto di smettere, però. Allora, noi eravamo in ritiro a Puebla e tutte le camere erano in cerchio, così uno usciva dalla camera e quasi sempre ogni sera ci mettevamo lì con un pallone, c'era l'erbetta a piedi nudi e facevamo un po' di torello. E il giorno prima della partita sono usciti tutti, tranne uno. E quindi nel torello poi lui ha detto: "No, state facendo confusione", così allora dopo abbiamo Avete smesso. rotto i coglioni! Ho detto Senza così. Però smettere. invece quelle robe lì sono quelle che poi creano il gruppo alla fine, no? Cioè, alla fine i mondiali, ragazzi, noi abbiamo, adesso quest'anno non ci siamo, però abbiamo tanto, tanto, tantissimo, abbiamo tante esperienze anche dalla parte di qua, dei mondiali, delle Coppe America, abbiamo fatte tante, che beppe. Anche da noi si deve creare il gruppo giusto, cioè lì si vive in una specie di comunione totale di calcio 24 ore su 24. Quelli che falliscono i mondiali, guardate, non è 2014, sono quelli che non riescono poi a fare gruppo alla fine. Per esempio, io sono convinto, l'ho scritto anche nel libro, che nel 2014 a noi, che avevamo una squadra forte, secondo me fortissima, come avevamo dimostrato nella prima partita, lì è mancata proprio la creazione del gruppo, perché ha sbagliato, secondo me, Prandelli a voler tenere le famiglie lì più o meno vicine, sai, che era l'altra parte del ritiro. E allora, se tu quando c'hai una discussione, come può capitare, poi te ne puoi andare a parlare con gli amici tuoi, con la tua famiglia dall'altra parte, non è la stessa cosa, è vero o no? Cioè, non c'è questa cosa un po' da monastero che secondo me è importante. Guarda, per esempio, nel 2006, stavo in un albergo neanche bellissimo. No, no, allora, è un mese di ritiro e secondo me, io ho giocato quattro mondiali e poi vedevo mia moglie o la mia fidanzata quando il primo anno, il mondiale del 90, dopo la prima fase, quando ti davano quei mezza giornata, una giornata di libertà, vedevo. Ringraziamo CCW, lo dico all'inglese, che ha fatto, che ha chiuso la diretta e ha indirizzato verso di noi alcuni suoi utenti. Grazie. Vai, E vai, Beppe, scusa, quindi. io. No, le vedevi lì e basta, insomma, e quindi secondo me il ritiro va fatto tra di noi, cioè tra i calciatori. E poi è importante che non sbagliare il luogo, Fabio, dove farlo? Perché anche lì ai mondiali in Brasile li hanno tenuti troppo lontano, troppo isolati, non gli hanno fatto capire bene il clima del mondiale e quanto hanno, secondo me anche quella è stata una scelta non corretta. È vero che dopo si viaggiava molto, no? Perché noi siamo andati a Manaus, ti ricordi, Fabio? Da Manaus a Natal. Vabbè, allora siamo costretti a raccontare l'aneddoto di Porto Elizabeth, la partita Olanda-Brasile. Quale? Quale? E Ah, come quale? Felipe Melo, spettacolo. vabbè, Felipe Melo fa l'entrata, io guardo Beppe e dico questo è matto, lui faceva espulso, Brasile perde la partita. Ma vi facciamo questo raccontino. Noi arriviamo, allora leggerete sul libro per chi lo compra e per chi lo vuole leggere, che diciamo che in Sudafrica la nostra logistica non era proprio straordinaria, diciamo così, ecco, avevamo un po' di difficoltà, tipo stavamo in posti dove non c'era riscaldamento, c'erano delle iguane sul tetto, ma delle cose. Una volta cos'è che mi ricordo se a sogno chi mi disse: c'ho un geco in camera, e dico: vabbè, poi è un geco, non fosse, non era sogno, facciamo finta che era sogno, poi è un geco. Sono andato a vedere il geco, c'era una capoccia così, il geco che c'era in camera, pesava 8 kg, sopra il letto ce l'aveva. E in queste cose ci vanno a Porta Elizabeth. Allora, noi arriviamo la mattina, avevamo preso l'aereo alle 6, mi pare, uno degli orari nostri. Eravamo arrivati alle 7:20, mi ricordo, a Porta Elizabeth. C'era sto taxi che ci aspettava e ci porta a Porta Elizabeth. E incominciamo a attraversare la città, vai, vai. E vediamo gli alberghi che diventavano sempre più piccoli. E noi andiamo, andiamo. Ti ricordi su sta strada che infiniva, ma usciamo dalla città, andiamo, E noi diciamo, ma andiamo. dove sarà l'albergo? Noi dicevamo, ma no cazzo, ci hanno mandato. Andiamo, andiamo avanti, avanti. A un certo punto il taxi si ferma davanti a una capanna, una casetta, te lo ricordo, una piscina
che non ci si faceva manco il bagno dei piedi, probabilmente, che era un quadratrio, un quadrato di piscina. Per tuffarti ne dovevi tuffare così a candela, se no sbattevi, perché era praticamente un tubo, un pozzo era la piscina. Peraltro vuota, con dentro, ti ricordi, c'erano le carriole arrugginite e tutte queste cose qua. Entriamo e c'è questa signora che fa welcome, 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 una signora anziana, e ci dice this is your room, e ci dà le due chiavi. Io lascio Beppe e provo ad aprire la mia porta, poi tu mi racconti quando sei entrato nella tua stanza. Io apro la porta e fa bang, bang, non si apriva la porta, bang, perché era una stanza piccolissima e loro si erano venduti come doppia e quindi ci avevano messo dentro un letto matrimoniale, solo che o entrava a letto o entravo io. Cioè il letto c'aveva i piedi che spingevano contro l'armadio che non lo potevi aprire, poi sbattevi la porta per entrare, dovevi entrare di taglio così. E praticamente, se mi dovevo stiracchiare, dovevo aprire la finestra, perché sennò toccavo il muro e la finestra così. Io poi, not Kachenko, hai presente? Io sono un uomo piccolo, quindi. E poi dico, vabbè, vado una tante una notte, vado in bagno, e mi rendo conto che non c'era la porta del bagno, non c'era il bagno in stanza. E io ho detto, porca miseria, vabbè, ma Beppe, per fortuna che avevano. E invece tu che stanza avevi? Lo stesso, il letto appoggiava da una parete all'altra e quindi tu, ma quello va anche bene. Ma Fabio, poi usciamo, vado per chiedo il bagno e il bagno bisognava attraversare la sala da pranzo. Allora aspettate, perché era l'ora di colazione. E quindi Era l'ora c'erano di tre che colazione. stavano a fare colazione e Beppe con un asciugamanino, che ci hanno dato anche l'asciugamano da mani, con l'asciugamanino, ti ricordi? Si è andato a fare la doccia a Col questo beauty, punto. Madonna, E poi, allora, poi vi dico come è finita. È finita che Beppe si è giustamente un po' adombrato. Beppe gli scende la faccia, proprio quando si adomba, Beppe gli scende la faccia così. E io faccio abbiamo la vinto. cazzata. Eh? 6-4-6-4. 6-4-6-4, grande Italia, sono contentissimo. E quindi anche su scala semifinale, di Coppa Davis potrebbe esserci un grande risultato. Allora, mi si era intristito. Io faccio la cazzata di telefonare a un collega della Rai, perché non mi ricordo, ti ricordi che non mi ricordo, gli dovevamo chiedere dello stadio, delle cose, tutto quanto. E questo al telefono ci fa: no, no, guarda, ho appena finito la sauna e sto tornando in camera. Che loro facevano la spa nell'albergo, noi neanche il cesso. Poi esce un ragazzo, un cameraman, che peraltro bellissimo, dice: ma allora come sta qua? Dico: ma come ci hanno messo? Da quanto sta qua? Da una settimana. Diciamo, ma come fai a stare una settimana in sto postaccio? Ma no, no, la mia stanza è carina, c'ho anche il bagno, c'ho tutto. Quindi noi ci hanno messo nelle due stanze, peggiori possibili. Allora, non ovviamente perché c'è il bagno lui, era giusto, perché ce l'avevamo noi, ci siamo incazzati, abbiamo telefonato, abbiamo detto: allora, o noi ripartiamo stasera con il primo aereo e non dormiamo qua, oppure noi, ve lo dico sinceramente, alle 9:30 c'è l'aereo, alle 10:30 c'è l'aereo, sono le 8:30, ritorniamo all'aeroporto e torniamo indietro, perché non è una situazione dignitosa, una cosa veramente, una delle Siamo tornati peggiori. con gli olandesi. Siamo tornati con gli olandesi, con l'aereo che aveva appena 3 ore e mezzo, un charter che faceva 3 ore e mezzo di ritardo, ti ricordi? Una cosa, Vedete, che però c'era l'hanno uno che. riportata a casa. Sì, ci hanno riportato a casa, almeno a casa nella nostra splendida dimora, che era una guest house a 35 km da Johannesburg, a 30 km da Pretoria, a 5 km dal primo negozio, senza la reception, dove c'erano una marea di ospiti. Io e Beppe, da soli, per 20 giorni. Porca miseria. Perché quando l'Italia è andata fuori siamo rimasti solo io e te. Che vedevamo il cricket, no, tutti riportati i film. Io vedevo ore di cricket con la borsa dell'acqua calda che faceva un freddo cane, una cosa drammatica. Quella della sciarpa se la leggono.